Buongiorno e ben ritrovati, l'Italia di Mancini vola alla Final Four di Nations League, mantiene il gruppo A grazie alla vittoria per 2-0 di ieri sera a Budapest contro l'Ungheria, una partita dei mille volti, una partita che l'Italia ha saputo vincere grazie a buoni 70 minuti, gli ultimi 20 un po' meno come ha detto anche il CT Mancini, super protagonista eh, Donna Rumma che ha fatto veramente alcuni miracoli, è vero che l'Ungheria si è divorata a tante occasioni complice anche il nostro portiere che si è prodigato e ha parato veramente l'impossibile ma brava l'Italia a essere cinica concreta con un gol, quello di, di Raspadori, che è nato da un errore proprio della difesa eh, maggiara, e poi il secondo, secondo gol, eh, che è una eh, buona combinazione con Barella Cristante, eh, e poi il gol messo a segno eh, da eh, Di Marco. Ne parliamo insieme a Fabrizio Cicciarelli del tempo. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno, ben, benvenuto un'Italia che doveva vincere, lo ha fatto, ha scacciato qualche fantasma. Eh, lo stesso Mancini ha detto cioè, rammarico per non essere stato andati al mondiale, però eh, questa è un'Italia di, di valori. Poi ti chiedo anche altre parole di Mancini, cioè il commento sulle parole di Mancini, perché Insomma, nei giorni precedenti non ci è andato giù con qualche situazione con qualcuno. Innanzitutto partiamo dall'analisi di ieri. Eh, partita concreta mh, possiamo dire una buona Italia. Eh, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, la capacità, prima di tutto, del dell'allenatore di adattarsi a quelle che sono le contingenze. Questa non è un'Italia superiore a. Che è stata abbattuta dalla Macedonia del Nord e contro una squadra che altrettanto vivace. È riuscita a tenere il campo per diverso tempo. La chiave sta tutta nel, nell'essersi adattati a quello che in questo momento è uno scacchiere più solido, sia difensivamente perché ehm, si poggia su tre difensori che riescono a interpretare la difesa a tre, pur avendola provata poco poi in nazionale e riesce a fare di necessità virtù senza grandissimi fuori classe, forse il giocatore più dispestore al di là di Donnarumma in mezzo al campo era Giorginio e abbiamo visto come Giorginio eh, lo scorso febbraio fosse abbastanza in ombra eh, con lo spirito di squadra che era quello che aveva caratterizzato la, la vittoria dell'Europeo, io credo che l'Italia sia riuscita a portare a casa questo risultato, la differenza dove sta? Che Nell'Europeo Mancini la sua strada e aveva avuto ragione. Uh, quindi il suo 4-3-3 un po' anche senza paura. Uh, L'errore che questa partita forse deve farci guardare indietro quello che è mancato. Uh, è stato proprio non adattarsi in un momento in cui con tante assenze, tanti giocatori, uh, comunque non al meglio della forma, non ci non si è provato ad adattarsi a quelli che una volta venivano chiamati blocchi e che hanno certo. sempre fatto della nazionale. Senti, Fabrizio, ti, ti chiedo eh, quanto riguarda l'esperienza di questa squadra, ovviamente non ne ha. Però ehm, di necessità virtù, tanti infortuni, qualcuno che ha rinunciato alla nazionale, qualcuno fuori forma, pronti via e ti trovi dentro anche dei giovani. Mancini lo ha detto: una squadra che ha poca esperienza, però forse questo ricambio generazionale. Eh, si sarebbe dovuto far prima, cioè forse siamo indietro di un anno, eh, posteriori. Sì, non era semplice. Non era semplice perché comunque arrivando da quell'obiettivo, io credo ci fosse anche data la vicinanza tra europei e mondiali la, la voglia, la necessità di portare a compimento un ciclo. Faccio un esempio su tutti. Poteva avere senso avere giocatori come Piellini, che probabilmente sarebbe rimasto anche un altro anno in Italia pur di giocare il mondiale perché era un, un baluardo della difesa e faceva parte di quel eh, gruppo che aveva già tirato il collo un anno per eh, l'europeo rinviato a quel punto tanto valeva provare a portare anche il gruppo verso il mondiale è vero che su quella strada si è perso chiesa si è perso immobile che comunque non stava bene Parlo ovviamente sempre di sì, febbrai. Sì. Ne ha persi tanti, ne ha persi perché poi Chiellini non ha, non ha rinnovato. Zagnolo infortuni. Oh, questa squadra ricordiamo: priva di immobile, prima di, di Zagnolo, priva, priva di Spinazzola che ha detto anche al mancio: no, non mi sento in forma. Prima di Pellegrini, insomma, tanti tanti infortuni. Però ripeto: in questa situazione di grande necessità. L'Italia ha trovato forse quella spinta no, emotiva eh, per andare a vincere. Non era facile in trasferta a un campo caldo ehm, contro una buona squadra. È una buona squadra l'Ungheria. Ha trovato veramente la quadratura del cerchio con Rossi che la mette veramente bene in campo, pressa, grande ritmo. Ecco, cosa vuol dire questa vittoria? Un nuovo capitolo che si può aprire anche per queste, per queste Final Four di, di, di Nations League che, ricordiamo, non è proprio... Un, un europeo, mondiale, però può essere un rilancio di quello che è la nazionale. Uh, può essere una vetrina, ricordiamoci che noi siamo andati già nel Final Four di National League e non ci ha portato benissimo, forse perché l'abbiamo presa più come obiettivo che non come sperimentazione e in questo senso mi ricollego all'affermazione che hai fatto prima, che lì forse un minimo di, uh, come dire, di, ri, di rinnovamento di ricambio poteva essere fatto perché? Perché si andavano ad affrontare delle squadre molto forti, prestigiose che tra l'altro in questo momento sono anche loro in difficoltà, però valeva la pena di offrire a qualche giocatore non proprio abituato a questi palcoscenici la possibilità di confrontarsi e quindi di mettere dentro minuti pesanti anche a livello emotivo perché questa certo. competizione che pesa tantissimo, giocare io immagino per i vari Mazzotti o Di Marco che mh, sono comunque a, a poche esperienze o addirittura esordiente ecco. trovarsi a, a giocare queste partite eh, non è semplicissimo magari... Però ho... guarda tu mi insegni scusa ti interrompo, tu mi insegni che nelle squadre di, di club di altri sport, eh, poi noi seguiamo anche molto gli altri sport a volte si dice è quella squadra che è il perfetto mix di esperienza e gioventù ora questa squadra italiana che era molto esper esperta Oggi è una squadra poco esperta. Allora ci può essere Giorgigno, ci può essere il Verratti, ci può essere il Bonucci, a tempo dico io, ci può essere Donnarumma che danno l'esperienza e quel Mancini che dice questa squadra è inesperta. Raspadori e tanti altri, abbiamo visto anche Gnonto ieri sera. Ecco, può essere veramente il giusto mix e poi mi collego al discorso di Donnarumma, così ti faccio due domande in uno. Eh, Mancini ha detto "Hai ha ritrovato a Parigi quella serenità che, 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 che aveva prima quindi riferendosi poi al discorso della prima sua esperienza al Milan eh, non di sicuro gli ultimi anni portiere veramente di grandissima qualità ieri ha salvato la porta veramente in diverse occasioni meritando un 8 forse un 9 in pagello Beh, in Parto dalla fine, Donnarumma è stato il miglior giocatore dell'Europeo a mio modo di vedere e è stato anche premiato è stato il giocatore decisivo per l'Italia, ci ha salvato nelle fasi finali, insieme a Chiesa si è caricato molto eh, insomma, la squadra sulle spalle e è uno dei giocatori che in quel periodo delle qualificazioni mondiali era in flessione, proprio perché arrivato a Parigi aveva questo dualismo con Keylor Navas che gli faceva vedere poco il campo era incappato in un paio di errori era magari in fiducia e questo anche ha pesato e ha pesato fattivamente eh, per quanto riguarda il mix è fondamentale perché avere un giocatore come Nonto che ieri non ha giocato bene penso a un po' guardando tutti i giornali sia stato ritenuto forse il giocatore che meno ha fatto bene rispetto a tutta la squadra comunque all'interno di una sufficienza però in una squadra che ehm, aveva difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico perché quel, il centrocampo è arrivato veramente asfittico eh, un giocatore come lui può dare qualcosa e soprattutto può avere anche quell'incoscienza eh, quell di tentare una giocata, di provare a fare qualcosa che in questo momento quando la pressione è alta la maglia pesa eh, ci si avvicina anche a partite con eh, e penso sia poi il punto di cui parleremo dopo eh, vel tra virgolette veleni o comunque polemiche su giocatori che vengono non vengono, perché non vengono chi li ha tirati fuori serve anche un po' dell'incoscienza di, di un giovanotto di 18-19 anni Senti, eh, rimaniamo un po' in tema calcistico andiamo pure sull'organizzazione perché al Festival di Trento ha parlato anche il presidente Gravina andiamo a sentire in questa sua lunga intervista quello che sono gli scenari anche organizzativi della stessa FIGC Possiamo dire che siamo candidati ad Euro 2032, come sapete siamo stati ammessi noi l'Italia e la Turchia, quindi stiamo lavorando, stiamo lavorando sul dossier, eh, scade il 15 di novembre e aspettiamo il nuovo governo per avere la lettera di impegno che è fondamentale perché come sapete oltre alla nostra volontà e la possibilità poi di scelta, la decisione finale da parte della UEFA nel 2023 abbiamo bisogno anche dell'appoggio della nostra parte politica e quindi del governo italiano. Sono convinto che è un evento che farà bene al paese, sono convinto che eh, da quel momento in poi la nostra eventuale assegnazione potrebbe generare un effetto positivo sulla ricostruzione non solo degli stadi, ma anche dei centri sportivi e sono convinto che questo sarà condiviso dalla nuova parte politica. È stato importante riunire federazione, lega, i broadcaster e poi ringrazio il Presidente Cairo per l'iniziativa per discutere delle maggiori urgenze che sono emerse in modo molto chiaro. La serie A sono diversi anni che è... In difficoltà dal punto di vista finanziario rispetto agli anni precedenti, quindi occorre lavorare per aumentare i ricavi, ma occorre anche lavorare tutti insieme per assicurarsi che la competitività del campionato migliori sempre di più e tutta la filiera, dalle giovanili fino alla nazionale, sia sempre più, più forte. Non ci deve stupire, purtroppo è una carenza che sta ehm, crescendo, purtroppo la, non è solo italiana a livello. Europeo abbiamo bisogno di 298.000 arbitri, ne abbiamo solo 220.000, mancano 78.000 arbitri. Noi abbiamo affrontato, grazie all'accordo, condiviso ad un progetto condiviso con uh, Laia, con il presidente Trentalange, nel uh, consentire il doppio tesseramento dei calciatori uh, giovani, sia come calciatori sia come arbitri, cosa che non era prima uh, consentito dalle nostre, dalle nostre regole. Quindi stiamo cercando di sopperire. Uh, Abbiamo in mente anche di sperimentare eh, a breve l'idea che qualche dirigente che evidentemente ritiene molto semplice fare l'arbitro, ma soprattutto qualche genitore possa davvero entrare con corsi molto veloci a vivere l'esperienza del campo anche sotto il profilo della direzione arbitrale. Fabrizio si parla sempre di organizzazione, di sguardo. Di sicuro eh, l'Europeo ha portato la vittoria europea tanto entusiasmo e anche le partite dell'Italia in, eh, in alcune località, in alcune città. Vuol dire che lo spirito per la nazionale c'è ehm, anche da parte degli italiani, no? forse ecco, per quanto riguarda le partite di qualificazione mondiale o europea. Però penso che ieri sera ci sia stata la, la giusta attenzione verso questa partita come verso anche le le altre che si svolgeranno appunto di questa Nations League c'è voglia e bisogno sempre più di un attaccamento come ha detto Mancini e io aggiungo anche visto che siamo in ballo c'è bisogno anche di portare qualche evento qui in Italia perché lo sappiamo volley, basket ce ne sono tanti di eventi internazionali in Italia a Roma soprattutto, Milano, quindi le grandi città manca il calcio sì, manca il calcio perché mancano le strutture, e un po' per la famosa legge 91 che vediamo se prima o poi sarà superata. E un po' io eh, ci metto anche la volontà dei presidenti perché ci sono squadre che gli stati li hanno fatti. E la Juventus è l'esempio più lampante, ma non è la prima perché il primo stadio di proprietà è, è lo stadio Giglio, di Reggio Emilia, eh, che poi è diventato eh, il Mapei c'è il Frosinone che ha fatto un altro stadio le squadre piano piano si stanno uh, si stanno muovendo e a parte realtà particolari come quelle di Roma insomma serve una volontà anche stringente non solo un intervento legislativo io credo che per cambiare il calcio per migliorare il calcio di cui c'è fame c'è fame di nazionale c'è fame di uh, vedere gli eventi e purtroppo in Assistiamo a questo nelle contingenze negative. Quando ci sono problemi delle trasmissioni di calcio, delle partite, eh, penso siano i momenti più duri affrontati dalle persone, ma non lo dico con ironia, veramente eh, c'è un grande trasporto verso queste problematiche, per cui c'è il richiamo e forse il nostro livello non è altissimo. Per alzare il livello serve uno sforzo collettivo serve uno sforzo delle squadre, serve investire sui settori giovanili, serve che eh, gli allenatori facciano lavoro di base sulla tecnica e serve anche che i club accettino delle riforme che non, che non sono propriamente felici. Bisogna ridurre il numero delle squadre eh, nei campionati, non è pensabile avere una serie A con 20 squadre, non è pensabile avere una serie B con 20 squadre. Se noi andiamo a vedere... Una rosa di una squadra di 25 giocatori vuol dire che alla serie B mancano 50 giocatori del livello che viene richiamato più basso in serie A e alla serie C altrettanto e così a scendere, questo eh, ci dà la misura di quanto in questo momento la qualità tenda ad abbassarsi. Andiamo a prendere stranieri che non sono, magari necessariamente qualitativi. Per fortuna i nostri giovani vanno fuori, e questo è un aspetto soltanto positivo, perché noi non gli diamo il dovuto spazio, abbiamo visto quest'anno con Scamacca e con Lucca, eh, che sono andati fuori a giocare, ma lo vediamo con Gnonto, che comunque è, è ripartito dalla Svizzera, giovanissimo, eh, dobbiamo fare uno sforzo collettivo, in questo senso ehm, c'è bisogno che, eh, che gli staff, che venga fatto un lavoro importante sugli staff, e questo intervento anche di Coinvolgere eh, giocatori e in futuro dirigenti nella, nella questione arbitrale, credo che sia mh, interessante soprattutto a livello formativo. Perché poi purtroppo, questo da ex arbitro, come spesso abbiamo avuto modo di, di dire con Max, che, che, che è della mia campana, ehm, c'è bisogno anche di un po' di cultura sportiva che in questo mosaico. Ah, assolutamente. Mi prendo queste due parole di cultura sportiva per eh, visto che siamo ovviamente ormai a, a pochi giorni no, dal voto di domenica oggi appunto è martedì e ti vado a elencare quelli che sono gli sportivi che sono stati appunto eletti Claudio Lotito lo sappiamo in Molise Berlusconi addirittura ha spopolato a Monza col 50 e, insomma ha sfondato il muro dei 50 50 rotti Paolo Barelli che è presidente della Federnuoto, Lazio 1 e Lazio 2 nel collegio plurinominale Lotito l'abbiamo detto in, in Molise con Forza Italia eh, Barelli sempre centro centrodestra, Beh, Berlusconi lo sappiamo invece non ce l'ha fatta Valentina Vezzali sottosegretario alla presidenza del Consiglio delegalo Sport del governo Draghi. Non ce l'hanno fatta Emerson Fittipaldi, ricordate, eh, grande pilota di Formula 1, Luigi Mastrangelo che è stata una colonna a parte proprio fisicamente e anche ideologicamente del volley del, dell'Italia. Eh, e invece ce l'ha fatta Mauro Baduto qui forse c'è un gioco più di te vabbè ma al di là delle, delle battute insomma lui è responsabile dello sport questo no, non lo sapevo della segreteria del PD e invece ce l'ha fatta è stato eletto nel collegio plurinominale del Piemonte 1 è entrato ed è uno dei pochi se non no è l'unico okay, del, del centro sinistra allora Baduto ha ricoperto un importantissimo ruolo a livello nazionale come allenatore sia da squadra di club della la squadra nazionale insomma io ricordo anche che ha fatto un terzo posto a un'olimpiade cioè non è che comunque no ecco, è che da tutti i giorni la, lanciando anche nell'Olimpo Zayzef insomma vabbè, un allenatore veramente di grandissimo livello lui che poi è di Torino e, e poi eh, si è dato al tiro con l'arco è andato a fare il direttore tecnico quindi cambiando completamente disciplina e poi si è lanciato sulla politica ecco tu pensi rimanendo in una chiave di eh, politica sportiva di sicuro non Berlusconi, di sicuro non, non Lotito, ma che mh, magari nei giochi anche delle poltrone che fanno, magari tra un Badelli e un Beruto, possa essere data la delega. Noi speriamo che ci sia anche un Ministero dello Sport, questo me lo auguro, ma quantomeno una delega a una persona che sappia di sport. Allora, su Beruto, per quanto ci sia stima anche giornalisticamente perché tra le tante cose è diventato un divulgatore di, di sport e di vita però mi sembra difficile poi che possa andare a ricoprire gli incarichi per quanto riguarda barelli invece credo che se non uh, gli possa essere assegnata una delega però credo che il suo ruolo sarà campale all'interno dello sport perché in questo momento difficile uh, re relativo al caro energia è uno dei presidenti che più è in prima linea per risolvere questo problema. Perché? Perché le piscine sono tra gli impianti energivori per eccellenza. Per cui, io credo che ci sarà, immagino anche perché il Centrodestra che ha vinto aveva dichiarato apertamente una, insomma, di, di voler andare in maniera importante sullo sport. Credo che qualcosa in questo senso ci sarà. Poi riguardo i ministeri, sono giornate in cui. Uh, diciamo, mh, è ancora troppo presto, credo che proprio in questi giorni stiano definendo le, le varie liste dei ministri. Sì, appunto, è, è, è tutto molto prematuro, dovremmo aspettare. Diciamo che Barelli non sta attraversando un momento sereno. Eh, insomma, a livello di, 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 di FINA, che, che è la Federazione Internazionale. Eh, insomma, è stato un po' defenestrato, sta vivendo un po' un momento suo, eh, è stato accusato anche dalla LEN, quindi è stato un momento deferito eh, Rimane sempre presidente della FINA, Federazione degli Annuati, però ecco, si è lanciato come ha sempre fatto, ma lui era già in politica. Comunque Fabrizio vedremo, sì, stanno proprio in queste ore, in questi giorni definendo uh, il, il, la squadra dei, dei ministri e dei, dei sottosegretari e capiremo veramente allo sport chi, chi andrà. Io ti ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, a presto. Grazie a Fabrizio Cicciarelli del tempo, noi ci fermiamo, torniamo eh, tra poco con una disciplina molto eh, che va in voga all'estate, ma siamo veramente sugli strascichi no, di quella che è la stagione estiva, dove però noi come Università Nicolò Cusano e come Cusano Media Group siamo presenti e siamo partner. A tra poco.